cioè c'è odore di vino da far paura. Io lo so, grazie. Andrea, io non ho voglia di fare sta prova. Ho idea. Ti metto io nello spirito giusto. Ti do un contentino. Schiaccia questo pulsante. Ah, non è il bracciolo? Non è il bracciolo. Il frigorifero! E c'è dentro lo spumante! Grande! E abbiamo anche il flute! Il flute! Bordons, siamo vicini a un bosco. Sì. C'è lo spumante. Sì. Ci sono i flute. Sì. Cosa manca? Lasciamo stare. No, ma mancano gli iPad qua davanti. Proprio gli iPad stavo pensando. iPad. Mentre tu cerchi di sbocciare, io cosa faccio? Vi faccio vedere un po' che cosa abbiamo qua dietro. Il tavolino, i tavolini che annata? Questo qua è un 2011. Ho preso la bottiglia piccolina perché pensavo si sgasasse in realtà. Profumo non male, Sì, tu sì. Però devi guidare, quindi non puoi bere. Mi dispiace. Porca miseria, vabbè, io metto giù il bicchiere, lo lascio a te. Tavolino per lavorare, il businessman non avrà problemi a farci stare il suo laptop. Tante tasche, climatizzazione posteriore, ma soprattutto guardate qua un pannellino dove posso controllare il sedile davanti a te, perché nel caso fossi lungo, tu sei lungo, vedi, fresco, puoi portare avanti. Giusto. Mamma mia, quanto ti invidio. Poi, sempre da questo pannello, possiamo regolare il riscaldamento e la ventilazione dei sedili. Ma hai notato che anche questi qua dietro te li puoi regolare come se fossero poltrone singole anteriori? Davvero niente male. Ma quanto suona bene l'impianto Bower & Wilkins. Abbiamo anche qua la tendina, cinture dietro che si possono regolare in altezza, climatizzazione separata. E poi dal pannello, in questo caso hai messo lo champagnino, lo puoi rinfrescare quel vano, ma poi lo puoi anche riscaldare nel caso avessi un termos del caffè. Non ho termos del caffè, ho soltanto cose fresche. Mi sa che dobbiamo andare a provarla. Fammela vedere velocemente fuori. Che adesso sono nel mood giusto. Vai! Sì, Andrea, ho capito, ma che cosa ti devo far vedere? L'abbiamo già provata XC90, guardala, un SUV meraviglioso. I cerchi sono da 21, davanti i gruppi ottici hanno la tecnologia full LED. L'unica cosa diversa che ti posso mostrare è la presa per la ricarica elettrica, che è posizionata qui, basta un semplice click per aprirlo. Si illuminerà tra l'altro di verde durante la ricarica. E una volta chiuso mi basta premere di nuovo per appunto chiudere tutto. Ti faccio vedere anche il taglio posteriore. Meccanismo elettroattuato per aprire il portellone, portabagagli. Dentro ti faccio vedere che abbiamo i cavi di ricarica, una grandissima capacità di bordo, la presa 12 volt, la luce di cortesia, la paratia. E adesso andiamo a guidarla allora. Luca, un po' di invidio che ti sei fatto lo champagnino, a me toccava guidare. Navigano i fumi dell'alcol. Due motori, un elettrico da 88 cavalli, 240 Nm che dà trazione alle ruote posteriori, uno benzina e il 2000 qua declinato addirittura a una versione da 320 cavalli con 400 Nm che dà trazione all'anteriore. Lavorano in combinata per darci la trazione integrale, che è virtuale a questo punto, al posto del tunnel ospita l'albero della trasmissione. Sai cosa hanno messo in Volvo? Vai. Le batterie da 9,2 kW, un po' sottodimensionate secondo me, perché questa è un'ibrida plug-in, quindi possibilità di collegarla alla presa di corrente. Un caricabatterie che carica a 3,7 kWh, quindi ci mette un po' tanto a caricare dalla presa domestica, diciamo intorno alle 4 ore e mezza, dalla colonnina, quindi non tantissimo. 25 km di autonomia vera nella guida di tutti i giorni, e queste sono le modalità di guida. Quattro ruote motrici che usa i due motori, abbiamo la modalità Pure che ha la possibilità di farci guidare completamente in elettrico, ma sai che non è proprio così? Perché a temperature basse si accende il termico? Proprio così, due o tre volte l'ho presa dal box, 13 gradi, neanche bassissime. Beh, neanche e polari. Comunque il motore si è acceso. Tra l'altro una particolarità, il riscaldatore di questa macchina, io ho il forte sospetto che sia benzina. Ah, quindi non elettrico. Sì, quindi non elettrico. Comunque funziona benissimo. Poi abbiamo la modalità hybrid, uso quotidiano, gestisce lui automaticamente che il tutto. Silenzio. E poi power, silenziosissima quando va in elettrico. Ma adesso in power, che gestisce ovviamente tutti e due i motori, sono sempre accesi, quindi non va mai in modalità solo elettrica. Abbiamo 2 tonnellate, però se sbutto giù tutto l'acceleratore. Che bello il rumore. Prima di tutto un bellissimo rumore del motore e poi potenza, coppia ne abbiamo, e le quattro ruote motrici
Devo dire che lavorano bene pur non avendo un collegamento fisico tra di loro. L'altra modalità, ovviamente, è trazione integrale, anche qua il motore termico rimane sempre acceso. Quanto è silenziosa? La mettiamo però in hybrid adesso, perché è poi la morte sua. Guarda, prima di prendere la buca eravamo a 60 dB, quindi veramente un salotto, silenziosissimo. Le buche vengono smorzate benissimo, ottime le sospensioni, e a me piace anche il sistema ibrido perché ci consente qua davanti nel cruscotto di capire se vogliamo guidare principalmente elettrici quando entrare al motore termico, perché avete quella stanghettina che ci dice fin quanto possiamo premere l'acceleratore senza che entri il motore termico. Andrea, fango. Io ho ancora un po' di sete. Ancora un po' di sete? Sì. E voglio andare dietro a farti lo champagnino mentre ti sbattacchi nel fango? Vai. Vai. Beh, Luca, ovviamente, prima di tutto, modalità off-road, dove si alza la macchina, dove i motori lavoreranno in sincrono per darci attrazione su tutte e quattro le ruote, si sta alzando. E bene o male che si alza, ma hai visto che fango c'è? Vabbè, non me ne sto curando. Tu pensi al tuo champagnino, vabbè, oh, ragazzi, se rimaniamo in mezzo al fango, quantomeno ci possiamo ubriacare. Allora, siamo entrati, tantissimo fango, la macchina è comunque alta, ci permette di passare in scioltezza sui solchi. Piano, sono esce. Ma così testiamo il comfort di marcia in fuoristrada. Sì. Luca, c'è una pozzanghera esagerata fuori. Ho capito, ma ce l'era un pochino, perché noi possiamo starci qua dentro loro. Cavolo! Cioè, è un guado, Luca, è un guado. Sì, ho capito, mi sono lavato. Però dai, comunque è comoda. Sì, direi di sì. Sai che stiamo sporcando 125.000 euro? Vabbè, abbiamo sporcato ben di peggio. In nonchalance, in scioltezza. Guarda come andiamo in scioltezza. Qua c'è un fango pauroso. E ho paura. Guarda, mi fermo anche in mezzo. Ha scarrucciato un po', ma tu continui a bere champagne. Prosecco, puntiamo sull'Italia. C'è qualcuno che sta facendo funghi comunque, non te lo volevo dire. Vai a rubargli subito il cestino! Posso provare a fare una prova hard? A infangarmi? Ah, ecco, pensavo una prova hard era un altro genere. Mi fermo nel fangazzo? Proviamo. Vediamo se riusciamo a uscire. Attenzione. Fangazzo. Ma facciamo una cosa. Siamo fermi nel fango? Mettiamo la camera a 360 così guardiamo cosa succede fuori. Guarda dove siamo. In una pozza enorme di fango. Chissà quanto fango ci sarà. Oh cavolo, è pieno di fango. Voglio vedere anch'io. Guarda dove siamo. Luca, guarda dove abbiamo le ruote. Quella dietro è mezzo metro di fango. Andrea, quante percentuali ci diamo di uscire dal fango? Ma dai, diamogli una chance. 100%. Siamo in off-road. Vabbè, ma dai, drive. Secondo me siamo in nonchalance. Mamma mia, ma avevi messo un allarmismo. Ma che motricità, ma che motricità. Sai che si può quasi fare, secondo me, fuori strada, non dico hard, ma quasi. Soft hard, diciamo. Luca, siamo usciti dal fango. Prova fuori strada con champagnino. Superata. Ok, basta, adesso non bevo più. Anche perché mi hai sporcato tutti i tappetini, mannaggia. Vabbè, quella è colpa tua, scusa, Allora, riprendiamo dalle sospensioni che assorbono veramente molto bene le asperità, però anche in sport è vero che si irrigidiscono, è vero che la macchina si abbassa leggermente, si abbassa anche in pure per avere una penetrazione aerodinamica migliore, ma è una macchina che è lei che ti guida, non sei tu che la guidi, non è mai sportiva, anche pur avendo tanti cavalli, tanta coppia. Però permettimi, con così tanta elettronica non mi aspetterei niente di diverso, no? Sì, anch'io non mi aspettavo niente di diverso, però fa parte di quelle vetture che niente, devi farti guidare, devi avere l'autista, poi soprattutto con questa configurazione è proprio una configurazione da autista, dai, diciamocelo. Ci fermiamo, proviamo l'accelerazione, giù tutto l'acceleratore, si accendono tutti i due motori, nessuno slittamento, l'otto marce Geartronic le inserisce una dietro l'altra tranquillamente, veramente un buon cambio, mi è piaciuto, e giù tutto il freno. Ammazza, siamo andati belli lunghettini. Sì, va bene pretensionare la cintura, ma togliermi il fiato no, però. Allora, ha sentito la frenata emergenza? Più del solito. Tre cose da dire. Vai. Hazard che si è acceso, bene.
La gestione della frenata rigenerativa e dell'ingresso della frenata tradizionale, secondo me, ha rallentato un po' i tempi di reazione e ci ha fatto andare un po' lunghi. È vero che il fondo è un po' viscidino perché ha piovuto ieri, eccetera, eccetera, ma neanche tantissimo. E poi ha pretensionato veramente tantissimo la cintura. Mi sono sentito quasi soffocato. Mamma mia, mi ha bloccato lo sterno. Comunque, da 0 a 100 in 5 secondi e 6 per una velocità massima di 210 orari. Sì, no, non male, va veramente forte. Frenare questa massa in realtà ha bisogno di spazio. Però la frenata rigenerativa funziona veramente molto bene. Abbiamo la possibilità di mettere in B il cambio e frena rigenerativamente. Generativamente ancora di più. Tra l'altro, per quanto riguarda le batterie, abbiamo anche due modalità: la hold, che ci blocca la quantità di energia che abbiamo nelle batterie, quindi funziona praticamente come quando non abbiamo più energia, quindi come un ibrido normalissimo, non plug-in. E poi la funzione charge, ovviamente energeticamente non ha senso, ma se dobbiamo arrivare in un centro abitato, abbiamo poca batteria e in quel centro abitato magari ci sono delle limitazioni del traffico, potrebbe avere un senso proprio in quei frangenti. Pilot Assist. Allora, luce e ombre sul Pilot Assist. Si può attivare fino a 130 km all'ora. Va a usare il radar, un sacco di sensori, aggancia la vettura che ci precede e anche le linee. Gira automaticamente lo sterzo. Bisogna tenere le mani sul volante, altrimenti bippa, giustamente per sicurezza. Però ho notato, curve autostradali, strade miste, così, che bisogna intervenire. Praticamente non guida sulla Pilot Assist perché è un cruise adattivo avanzato, ci sterza un po' il volante, ma non è una vera e propria guida autonoma. È una guida assistita. È una guida assistita. Telecamera, ragazzi, questa cosa secondo me vale il prezzo della macchina. No, forse no. Però guardate che definizione ha questa telecamera. Sì, davvero non vista male. A 360 gradi, guardate se ci muoviamo, si vede veramente benissimo. Se mettiamo la retromarcia, anche qua vediamo assolutamente bene. Se mettiamo la retromarcia, si attiva automaticamente. Se clicchiamo, possiamo zoomare sulle varie telecamere. Dietro, davanti, possiamo attivare le linee che si muovono in base allo sterzo, vista 360 gradi. Possiamo addirittura andare a zoomare o a chiudere, una grandissima comodità in fase di parcheggio. Io faccio sempre fatica a parcheggiare la macchina, questo te la confesso, parallela alle strisce, soprattutto quando parcheggio nelle strisce perpendicolari, nei posti perpendicolari. Oh, con questa cosa sono riuscito. Beh, bravo, d'altronde se non ci fossi riuscito con questa tecnologia avrei sarebbe avuto stato veramente grave. Luca, ma su questi sedili come si sta? Su questi sedili, Andrea, si sta davvero comodi. Io posso dire di essere davvero in business class, sia dietro, come avete visto prima, sia davanti. Tra l'altro ho tantissimo spazio per le gambe, posso veramente allungarle anche così, che non sono indietro con tutta la slitta, per cui davvero. Ma poi riscaldati, raffrescati, un sacco di regolazioni, mi è piaciuto tantissimo. Tra l'altro, vedete, possiamo regolare tante cose, il sedile del conducente possiamo anche massaggiarlo. Massaggino, possiamo modificare l'ampiezza dei cuscini laterali, quindi la tenuta laterale, il supporto lombare, addirittura il profilo del cuscino, perché la seduta si può allungare. Io che sono corto l'ho tirata tutta dentro, ma si può anche tirare fuori per chi è un pochino più lungo. Tre memorie, fantastico. E poi i sistemi di sicurezza. Ma sai che Volvo ha un obiettivo entro il 2020? Quello di far sì che chi guida una Volvo non muoia più in incidenti stradali e si faccia il meno male possibile. Quindi morti zero dal 2020 in poi. Beh, un obiettivo ambizioso. Ambizioso. Siamo a metà strada, sono già stati abbattuti dei numeri in chiave molto importante. Vedremo se ce la faranno. L'assistenza, diciamo, alle corsie funziona, come vi ho detto prima, anche in abbinamento al cruise con il Pilot Assist. Bellissima l'assistenza al parcheggio, parcheggia da sola parallelamente o perpendicolarmente. E poi l'assistenza all'angolo del traffico, diciamo. Esatto, quando usciamo dai parcheggi. Bello sensore dell'angolo cieco, è vero che il LED è sullo specchietto, ma è molto molto ampio, quindi si vede bene. Ampio, visibile. L'unica cosa che non mi piace tantissimo del Cross Traffic Alert è che ti dà un impulso sonoro un pochino sommesso, perché fa Sì. Ma a me piace perché non rompe troppo le scatole. Come mi piace tantissimo questo specchietto fantastico. Abbiamo prima di tutto tre possibilità di memorizzazione qua sotto, di comandi per il cancello, per la basculante, per quello che volete, senza cornice e con l'indicazione della, diciamo, della bussola. La bussola, sì, le indicazioni con nord, sud, ovest, est.
senza Mauro Repetto. Allora Andrea, vogliamo parlare di consumi o di prezzo? Il prezzo lo lascerei per ultimo. Parliamo prima di consumi. Secondo me, per muovere questa massa non consuma tanto. Allora, diciamo prima, plug-in 25 km di autonomia vera, un po' pochini, eh. Senza batteria? Senza batteria, quindi con batteria scarica o con un utilizzo, diciamo, ibrido, riusciamo a fare addirittura 10 km al litro in città, che con questa massa non è poco, anche perché massa, è vero che devi spostarla, ma è anche vero che in frenata, rigenerando tanto, e ti recuperi un sacco di energia, tutta questa massa. È vero. Allora, dicevamo 10, saliamo intorno ai 12,5 quando viaggiamo intorno ai 110 e scendiamo di nuovo a 9 quando andiamo al limite autostradale. Ha senso spendere tutti questi soldi, perché il delta tra versione ibrida, plug-in e versione normale non è piccolo? Allora vuoi parlare di prezzi? Parliamo di prezzi. Parla di prezzi allora, caro Andrea. Allora, dunque, 125.000 euro la macchina dove ci siamo seduti noi. E l'allestimento fosse un errore di battitura, no, non sono 12.500 o 25.000, ma addirittura l'allestimento Excellence costa 44.000 euro, cioè il delta tra allestimento normale e come la mia Tesla Model 3, diciamo. Allora, è un allestimento particolare, va bene per chi ha l'autista, va bene per chi si fa portare, perché avete visto dietro quante cose abbiamo e come è comoda. Però questa vettura con questo motore, il T8, è disponibile anche nell'allestimento, diciamo, tradizionale, standard, non mi sovviene il nome, ce ne sono tantissimi di allestimenti in Volvo, ce lo siamo segnato, ma chi se ne frega. 82-85 mila euro. 82-85, sì, caro. Meno di questi soldi non si possono spendere se vogliamo questa motorizzazione doppia ibrida plug-in. E quindi questo va bene. Cioè, secondo me la chiave non è il risparmio, forse è l'abbattimento delle emissioni. L'abbattimento delle emissioni. Detto questo, io rimango fedele al mio dieselone con la configurazione con dietro il divano 5 posti o addirittura la configurazione con 7. Sì, lì con 50-52 te la cavi, non hai queste finiture, la pelle è stupenda. Però dovresti avere anche lì i legni opachi che a me fanno impazzire. Luca, però 125.000 euro. Cavolo, scricchiola un po' troppo dietro. Secondo me quella, ma dietro c'è quella paratia lì. La paratia lì che cos'è? Plastica, vedo, cos'è che è plexiglass? Ma perché chi ha l'autista veramente è un po' avanti con l'età, e quindi per evitare che aprendo il portellone si prenda lo spifero d'aria con relativa cervicale hanno messo la paratia. Sì, ho capito, però è molto, disturba molto. Scricchiola. Vabbè, insomma, la macchina che dire, è che non vedrete mai per strada. È fantastica, non ne vedranno tre in Italia con questo allestimento, però tantissima elettronica. La sai che si può comandare anche da fuori con Volvo On Call? Fammi vedere. Ok, abbiamo parcheggiato, ci siamo fermati, ti spiego come funziona. Prima di tutto un servizio fantastico, peccato non ci sia in Italia, speriamo che Volvo allarghi gli accordi, perché guarda all'estero cosa si può fare, la spesa online e farsela consegnare direttamente nel baule della macchina, fantastico. Ma vediamo cosa si può fare in Italia con questa applicazione On Call di Volvo. Possiamo accendere o spegnere il climatizzatore anche se la macchina è parcheggiata, ovviamente andrà se la nostra X90 plug-in sarà collegata alla ricarica. Poi possiamo accendere o spegnere il motore da remoto, guardare le portiere sono aperte o chiuse, guardare anche l'autonomia con anche il consumo medio, conta chiometri, parziale, totale. Vi faccio vedere anche qualche menu. La climatizzazione si può anche programmare, lo vedete da questo menu. Possiamo vedere oltre la portiera quale diciamo cosa abbiamo di aperto, il finestrino, il portellone, bloccare, sbloccare. E poi vediamo sempre nell'applicazione l'ultimo viaggio con cosa abbiamo fatto, dove siamo stati, la durata, la distanza, ma nella stessa applicazione vengono succhiati anche i dati del nostro calendario, perché mi ricorda che stasera io ho una cena. Ma non è tutto qua, perché in auto, grazie alla SIM, non è integrato, dovrete mettervi voi una SIM nel baule, c'è un portasim apposito, ma chi spende tutti questi soldi per questa vettura non avrà un problema a installare una SIM con l'abbonamento dati, perché è una cosa fantastica. Grazie alla SIM possiamo attivare meteo, Spotify, trovare un parcheggio, fare una ricerca tramite Ear o tramite Yelp, ascoltare la musica con TuneIn. Ma non è tutto qua, perché questa vettura è dotata di un router wireless in macchina, e quindi se lo configurerete quando viaggerete con questi X90 vi dimenticherete il traffico dati dei vostri cellulari, perché utilizzerà il wifi della macchina e oltre a voi altre 7 persone lo potranno fare. Veramente smart.
Beh, direi che non manca veramente niente a questa vettura, Andrea. A noi mancano 125.000 euro per comprarla. Ci chiede, ci ho preso la McLaren. Sì, li ho spesi tutti là. Una vettura che mi è piaciuta, ma non mi ha fatto impazzire, ti dico la verità, anche perché, un altro aneddoto, col fatto che ha questo cambio comunque automatico. Sì, tra l'altro fatemelo un pochino più alto, questo vabbè. No, bellissimo, perché di notte si illumina e diventa una gemma. Ma hai notato che nello start and stop, prima di tutto l'adattivo, il cruise adattivo, ok, ti porta fino a zero, ma non riparte anche quando utilizziamo l'assistente, il pilot assist, bisogna dare un colpettino di acceleratore per farla ripartire, e poi è brusco nel fermarsi, soprattutto se metti la distanza di sicurezza settata sul minimo, anche perché se la mettiamo sul massimo ci entrano dentro tutti i maleducati del caso. E voi la comprereste? Ditecelo su automoto.it, su Facebook, su tutti i canali social, scriveteci, mandateci dei fax, insomma, come al solito, come vi pare, e noi ci vediamo alla prossima prova. Ciao ciao. Ma quindi c'è il Master Pilot Assist. Ciao Master Pilot. No, andrei più veloce. Col Master Pilot Assist.